della nostra regione. L'aver voluto questo tema in questa occasione, in questa sede, credo sia l'esigenza, si faccia avvertire l'esigenza di fare un po' di chiarezza intorno a grandi questioni sulle quali paradossalmente continuiamo a discutere, a confrontarci, senza riuscire a trovare una strada di comune condivisione. La valutazione che ha fatto nell'ottima relazione Nino D'Agostino, tra l'altro diciamo non nuova, nel senso che è un grido di allarme che lui sta da qualche tempo ripetendo anche in altre sedi istituzionali, politiche, associative e di riferimento economico, ci rimandano di netto a quella che è forse la strada che avevamo immaginato, e qui il richiamo è al segretario politico Antonio Potenza e ai tanti amici del partito, e che noi ritenevamo fosse il primo punto di riferimento su cui dover bloccare l'azione del governo regionale, cioè immaginare che una semplificazione burocratica, un abbattimento di taluni lacci e lacciuoli potesse consentire l'utilizzo di risorse a pieno, il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione della nostra regione dal livello nazionale e dal livello regionale. Ad oggi questo sforzo, dobbiamo dirlo, ahimè, e qui ecco perché dico do ragione a chi sostiene questa tesi, la task force, il gruppo di lavoro messo in campo a livello regionale, caro Mimmo, non ha prodotto alcun effetto. Io lo dico da uomo di maggioranza e quindi in rappresentanza di un partito che si riconosce in una maggioranza, ma che nella sofferenza delle scelte del governo regionale avverte la impotenza di dare uno scatto di reni in avanti nel tentare di superare quelle che sono le difficoltà che giorno per giorno e ogni momento incontrano le nostre imprese, le nostre aziende, anche le tante azioni che nel settore e nel mondo della formazione si mettono in campo. Abbattere e semplificare il sistema burocratico è oggi diventata anche la mission del governo Monti, ma che di fatto in termini operativi e concreti non vede la luce nemmeno appagarla. In questa dimensione c'è tutta la difficoltà complessiva di un sistema come quello regionale, che innanzitutto deve difendersi dagli attacchi nazionali, che sono quelli di chi ci vuole smembrare, di chi ci vuole ridurre ad una periferia dell'impero romano, dell'impero milanese, di chi immagina che avendo smantellato pezzi del sistema democratico porterà diritto anche allo smantellamento del sistema regionale e quindi al superamento di tutto quello che è il rapporto che oggi ancora c'è tra cittadino e istituzioni e che viene mediato a livello locale. Se non comprendiamo questo, se non lavoriamo su questa azione, qui il ragionamento riguarda sì la politica e i politicanti, visto che va di moda anche disprezzare in questo senso chi si espone in prima battuta, ma soprattutto riguarda i cittadini e le domande che ci fanno ogni giorno quando ci chiedono rapidità nei provvedimenti, soprattutto capacità di saper interpretare alcuni diciamo fenomeni nuovi che pure si vanno emergendo. Avete sentito Enrico Sodano, ha richiamato il saldo attivo degli immigrati, lo avete sentito anche da D'Agostino, l'elemento reale sul quale culturalmente noi non riusciamo ancora a convincerci e quindi ad impostare anche azioni politiche in questa direzione. Qui è la carenza di progettualità che io avverto e del quale avverto anche il peso, se volete, e la responsabilità, è quella di dire che probabilmente non c'è più necessità di immaginare un sistema formativo per alcune professioni che non hanno alcuna prospettiva. Se poi qualcuno mi dice che è in arrivo un contingente di 500 unità lavorative in Val d'Agri e che arriverà dalla Sicilia o dalla Romania per lavorare intorno ai nuovi pozzi, alle nuove linee, alla nuova catena del sistema di estrazione, con tutto quello che vogliamo dire dal punto di vista ambientale, ma che in termini occupazionali rischia di farci restare al
palo e rischia di far apparire questa classe politica e la nostra regione come incapace di dare risposte perché non ha utilizzato appieno le risorse del sistema della formazione. Io sono di quelli che sul reddito ponte, onestamente lo dico qui davanti anche a persone che si cimentano in questa esperienza, aveva ed ha tutti i dubbi possibili ed immaginabili, per non parlare di altre misure che messe in campo, e con Marcello ci siamo confrontati quando lui nei banchi da consigliere immaginava che la prospettiva del dopo fosse più importante dell'immaginare la prospettiva dell'utilizzare le risorse che pure ci venivano messe a disposizione. In questa logica, e qui do ragione di nuovo a Nino D'Agostino, la parola cambiamento nessuno ha il coraggio di pronunciarla. Facciamone ammenda, ecco perché credo che sia venuto il momento, come il momento anche come Popolari Uniti, di ragionare in questa nuova prospettiva, in una nuova dimensione, se vogliamo certo rischiare di non prendere consenso, ma soprattutto avere il coraggio di costruire intorno alla voglia di cambiamento e quindi ad una logica di fantasia creativa una nuova prospettiva per questa regione che io credo ha ancora spazio per crescere, ha ancora spazio per dare risposta ai suoi giovani, ha ancora spazio per dare risposta a quelli che cercano equazione, ma soprattutto a quelli che la perdono. Immaginate che noi stanziamo 10 milioni di euro per salvare un'azienda, la ex Vicenzi di Atella, quella che a sua volta era subentrata alla Parmalat, e la società che è subentrata ad oggi, nonostante i 10 milioni di euro messi a disposizione dalla regione, non ha ancora avviato, o sbaglio Marcello, alcuna azione produttiva in grado di riprendere, non dico tutti e 250 o 300 dipendenti, ma almeno i 120 dipendenti iniziali, quelli che sono stati ammessi ad una procedura rapida, perché chiede ulteriori fondi per la formazione e non so per quale dinamica noi dovremmo ipotizzare di spendere altri 10 milioni di euro, cioè regalare una nuova fabbrica chissà dove e chissà in quale altro paese d'Europa, e utilizzando quella che già c'è qui in Basilicata, nella nostra regione, con unità lavorative, fra l'altro giovani, quindi non stiamo parlando di gente che ha conclusione di un ciclo lavorativo, ma di gente giovane che ha ancora energie da spendere e che invece preferiamo probabilmente, qualcuno preferisce probabilmente immaginare che possa continuare a lavorare con la logica della cassa integrazione o della mobilità, e sperando che tutto questo arrivi il salvatore della patria. Ma il momento di crisi economica, inutile la frase anche qui è fatta, i dati che ci arrivano stamattina, l'inflazione a giugno è salita al 3,3% con un incremento del costo degli alimentari o dei costi energetici, ci fa capire che in questa dimensione la nostra azione politica deve essere probabilmente più audace, più forte, anche più capace, in grado di tagliare alcuni lacci che abbiamo costruito, che una certa classe politica ha costruito perché in quel momento c'erano risorse da utilizzare, ma che ora che non ci sono più devono metterci nelle condizioni di avere il coraggio di dire le cose come stanno. Perché altrimenti, e qui vorrei leggervi 10 righe di un libro, credo che chi si intende di queste cose lo ha letto, il libro di Ricolfi, La Repubblica delle Tasse, nel quale si dice, su un punto concordano quasi tutti gli studiosi, se anche nei prossimi anni, come negli ultimi 10, l'Italia continuerà a crescere al penoso ritmo dell'1%, per la verità la stima era, diciamo, anche molto audace, perché questa crescita dell'1% non è ormai andata via, non ci scrolleremo mai di dosso il debito pubblico, l'occupazione non aumenterà, il tenore di vita delle famiglie continuerà a declinare come già accadde dal 2001. Ma questa è la diagnosi. Quando passiamo ai rimedi, lo scontro tra la filosofia e tra la praticità, tra quello che dicono i sociologi, cioè che parlano di un problema di capitale sociale, di fiducia nelle istituzioni, e quello che dicono gli economisti, si divide in due pensieri, ma c'è un pensiero unico che di fatto accomuna tutti e che credo anche in questo sistema politico regionale noi dovremmo tentare di arginare: abbassare le tasse, perché l'unico elemento di riferimento che in una condizione data, ovviamente se abbiamo tagliato le spese, ovviamente se abbiamo
siamo stati capaci di dire che non possiamo buttare più altri 10 milioni di euro in quel tipo di intervento che vi dicevo prima. Abbattere le tasse significa riarticolare un processo virtuoso anche delle nostre famiglie, nei nostri territori e soprattutto nelle aree interne, quelle che soffrono di più una sorta di isolamento. Non è casuale che alcuni economisti ci dicono che quando si mettono in moto fenomeni virtuosi, come potrebbe essere l'ospedale unico della Lagonegrese, o come potrebbe essere il tribunale salvato a Lagonegro con l'implementazione di un territorio come quello di Sala Consilina, immagina di poter produrre un effetto a catena capace anche di dare suoi risultati in termini di microeconomia e quindi di risposte concrete, un po' le cose che ci sollecitava anche il sindaco di Lagonegro di Lauria poco fa in una battuta rispetto alla modifica della legge 23, quella famosa sulla capacità di poter mettere in campo nuove licenze edilizie. In questa dimensione però, se immaginiamo che salviamo un piccolo territorio, una piccola area, e noi bruciamo quello che abbiamo creato nel Melfese o quello che abbiamo creato nel Materano, immaginiamo di non avere più una regione, di non avere più un territorio comune, di non avere più una identità comune. Avremo salvato una famiglia, due famiglie, ma non avremo salvato la nostra identità regionale e il danno sarà doppio. E su questo, onorevole, che credo dobbiamo lavorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per costruire una prospettiva politica e anche economica diversa, utilizzando quel poco che siamo in grado di mettere in movimento e in campo, dando una speranza ai giovani ma anche ai meno giovani, a quelli che aspirano al primo lavoro e a quelli che lo hanno perso il lavoro e che non possono credere che soltanto le 151 giornate salvano il salvabile di un'economia familiare. È poca cosa anche qui, perché sarà sempre più difficile garantire non più le 151, cosa che non facciamo più e che a livello regionale onestamente non siamo più in grado di finanziare, nonostante il drenaggio delle risorse dalle royalty, ma di scendere alle 131 o alle 120 e poi arriveremo a dimezzare e la gente pensa che venendo davanti al palazzo della regione avrà risolto il problema. Domani non ci sarà il consigliere Scaglione, non ci sarà l'assessore Pittella, ci saranno altri protagonisti, ma questo non cambierà il corso della storia, che è una storia fatta anche di nuovi interventi, di nuova forza, di nuova capacità di immaginare uno sviluppo diverso per questa nostra regione, tutta intera.